Un saluto cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Iscrivetevi al mio canale YouTube. La palla di pelle, rassegna stampa di oggi, 23 ottobre. Come vi ho detto, la palla di pelle, la rassegna stampa dedicata alle partite del Milan che si sono disputate il giorno prima, in questo caso ieri. Si è disputato e il Milan ha vinto Milan Bruges. Ma subito andiamo con il Corriere dello Sport che dedica la pagina messa sotto, cortocircuito Juve Stoccarda padrone e doppio Reinders Leao fuori dopo 60. Il tema è Leao. E sul tema Leao ne parla anche nel solito editoriale interessante Franco Ordine. Detto Ibra, prima di cominciare, Fonseca sia se stesso. E si capisce perché nei giorni passati lo svedese è rimasto volutamente lontano da Milanello e dalla gestione del caso Leao. Sono problemi che si risolvono all'interno, aggiunge per maggiore chiarezza. E Fonseca, da quel che succede in Champions League, è deciso ad andare dritto per una strada che non prevede compromessi e scelte diplomatiche. Con l'aiuto dello stellone che lo protegge, almeno in questa curva a gomito della stagione, dapprima con l'Udinese. Resta da discutere la decisione sul conto di Leao, confermata da qualche fischio quella sul conto di Loftus-Cheek. Ha deluso Rafa e meritato il cambio? A giudicare dalle sgommate del primo tempo la risposta è no. È per questo motivo che anch'io ero sorpreso che i fischi andassero a Leao. Ha preso una fischiata, non qualche fischio, chiedo scusa Franco Ordine, ha preso una fischiata che io non ricordo così. È una fischiata più da cambio, ripeto, che da Leao, ma tutti ormai pensano che sia Leao. Sono suo uno dei primi pericoli procurati alla difesa del Bruges, piuttosto la ricerca ossessiva di giocare a sinistra, ignorando quasi, è vero, costantemente l'altro binario con Pulisic rimasto ad aspettare sotto la tettoia. È un discussione anche questa interna a Milanello. Di fatto, appena esce Leao ed entra Okafor, spunta il 2-1. Alla fine Fonseca riesce anche a regalare l'ultima emozione allo stadio. Ecco, ma a me interessava. E la questione Leao, qui parla anche di Camara da mamma. Già, dice Franco Ordine, perché di Leao il Milan ha bisogno, certo, del miglior Leao, ma anche di un calcio migliore, più efficace e meno fumoso di quello segnalato nella serata di ieri. Sono d'accordo. Più efficace e meno fumoso, non mi è piaciuto il Milan di ieri, specie quando il Bruges in parità numerica ha messo alla frusta centrocampo e difesa. Non solo Leao deve capire le idee del suo tecnico, deve essere il Milan a rezzare meglio il calcio del portoghese. Pietro Guadagno dice Pulisic la sblocca, peccato l'illusione del gol di Camarda, Antonio Vitiello, direttore di Milan News, ma ovviamente in questo caso come giornalista di Corriere dello Sport, 6,5 a Fonseca, 7 Maignan, 6 Emerson, 6,5 Gabbia, 6 Tomori, 6 Theo, Loftus-Cheek, Chukwueze 6,5, Fofana 5,5, Musa 6, 7,5 Reinders, 7 Pulisic, 6 Morata, 6 Camarda, 5,5 Leao e 6,5 Okafor. Ricordiamo la classifica che vede oggi Aston Villa 9, Monaco, Sporting, Arsenal, Dortmund, Brest, Benfica e Leverkusen 6 e sono le 8 che oggi teoricamente sarebbero qualificate. Dal 9 al 24, quindi diciamo dal 9 al 16, Real, Liverpool, Juventus, City, Inter, Sparta, Atalanta 3-3-6. E Stoccarda. Le altre sono Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Barcellona, Girona, Milan, Lille, Celtic e Feno. Quindi in questo momento, dopo questa vittoria, il Milan occupa la posizione dalla 17 alla 24 e dovrebbe fare, ma devono giocare anche questa sera, Attenzione. Fonseca il pompiere, nessun caso Leao. Il cambio non è una punizione, deve aiutare come tutti gli altri. Pulisic al centro rende di più. Reinders, tutti devono essere leader, due gol sto sognando. Quindi questo è il Corriere dello Sport. Passiamo a Tutto Sport.
Motta, questa è brutta. E incominciano ad avere anche loro dei pensamenti su Motta, perché è una Juventus che fa il minimo in campionato, ma non è brillante e segna poco anche lì. Esce Leao e il Milan vince. Sempre molto caustico tutto sport nei confronti di Cairo. Non ci sono tifosi, Cairo si rifà vedere. Mentre dello stadio del Toro si riempie per il Como. Dopo mesi di assenza, nel fila bunker incontra Vanoli e la squadra. Per venerdì venduti più di 20.000 biglietti. Il campo la Juve, stress Inter. Fa male la prima musata, mai avuto controllo del gioco. Regono Kalulu e Thuram. Andiamo a Milan c'è, quando esce Leao? Questo è l'articolo di Sandro Bocchio. Andiamo a leggere le pagelle del collega. Maignan 7,5, Emerson 5,5, Gabbia 6,5, Tomori 6, Teo Hernandez 6. Sono le mie più o meno. Loftus-Cheek 5, Okafor 6,5, Fofana 6,5. Mi era sembrato un po' severo in effetti Antonio Vitiello. Renders, mia opinione. Render 7,5, Pulic 7,5, Morata 6, Camarda 6, Leao 6, sono anch'io per la sufficienza Leao. E Fonseca 6, basso. Fonseca non ha lodato Bocchio i cambi che fanno salire i voti, ma invece ha lodato, non gli è piaciuto giustamente il gioco. Ecco, i club comprano San Siro. Dopo vi leggerò l'articolo del Corriere della Sera a proposito. Con i cambi ecco l'energia che mancava, dice Fonseca. Camarda, l'italiano più giovane in Champions, ma col record tolto dal VAR, è il mio giorno più bello. E andiamo alla Gazzetta dello Sport. Titolo, questo è il titolo della Gazzetta, è sul Milan ovviamente. Colpo del diavolo, esce Leao, entrano Okafor e Chukwueze. Ai Juve e sull'Inter, Inter da superò. Finalmente Milan, il diavolo fatica, la svolta arriva con Leao fuori. È la prima vittoria. Vediamo se collega Vernazza dice che è giusto l'espulsione del giocatore. Due gol e riscatto, sto sognando e grazie ai cambi. 7 l'allenatore, il voto, 8 a Reinders, 5 a Emerson Royal. Gli altri sono più o meno gli stessi. Vediamo, 5,5 Hernandez, è lo stesso voto che ho dato io. Fofana 6 lo stesso, 7,5 Pulisic, 5,5 Morata. Sono contento, perché apprezzo il collega Sebastiano Vernazza, di essere sulla sua linea con Morata, perché si parla tanto di Leao, danno lo stesso voto a Leao Morata. Leao ha fatto molto molto meglio di Morata ieri, molto meglio, perché dobbiamo dire le cose. Il cambio di Leao, nessuna punizione, ci serviva energia. Pulisic era un cross, ma vale lo stesso. E andiamo adesso, Camarda record, debutto, festa e gol annullato, che orgoglio, ma senza il VAR. La Youth League pareggia, come vi ho detto ieri. Vediamo se c'è qualche commento interno riguardo al discorso Leao, che mi sembra. Complimenti al rimonta Real, Vinicius ha realizzato dei gol, andateli a vedere, strepitosi. E ora vediamo, vi ho già letto la classifica, vediamo se c'è, eccolo qua. Ecco, chi parla? Luigi Garlando. Andiamo a vedere cosa dice Garlando. Il diavolo volerà più leggero al Bernabeu, sapendo che anche perdendo potrà far bottino pieno nelle ultime 4 partite e passare. Comunque mai come ieri per il Milan contava solo vincere dopo 2 sconfitte. Ha vinto 3-1 e quindi tutto bene. La torta del risultato è la ciliegina del debutto storico di Camarda. Ma siccome nel calcio non conta mai solo il risultato, consideriamo le molte difficoltà trovate dai rossoneri superiori alle attese. Sono d'accordo con Luigi Garlando. 5 occasioni nitide concesse nei primi 20 minuti, compresa una traversa. Dovesse succedere al Bernabeu, difficilmente Vinicius e Bellingham sbaglierebbero. Al contrario, il Milan, sotto ritmo e statico, giocava solo a innescare Leao.
poi una papera di Mignolet su corner olimpico di Pulisic e l'ingenua espulsione di Onyedika, ma anche in superiorità il Milan si è fatto rimontare. Dopo vediamo, peccato, vabbè, vediamo se dice qualcosa. L'altra faccia triste era quella di Leao, a posteriori Fonseca sull'altare, tutti con lui, ma resta il dubbio sull'opportunità di togliere un giocatore che stava facendo buone cose. Sono d'accordo con Garlando e che deve ritrovarsi. In genere meglio che l'incenso se lo prende il miglior giocatore piuttosto che il mister. Quindi è abbastanza critico nei confronti della gestione di Leao il collega Luigi Garlando. E per quello che riguarda il Corriere della Sera, vi leggo l'articolo sullo stadio, che è scritto da Arianna Ravelli, sempre molto vicino alle istituzioni del Milan. Vediamo. Il nuovo San Siro fa un passo avanti, ok del governo, resta il secondo anello. La battuta migliore l'ha fatta il ministro della cultura Giuli. Quando Vespasiano ha deciso che servisse una nuova arena e ha avviato la ricostruzione del Colosseo, ha fatto rifunzionare il teatro Marcello. Allora, vediamo. I club hanno quindi smarcato uno dei punti decisivi per continuare nell'operazione Nuovo Stadio San Siro, che è poi ancora il progetto originario. Nel comunicato il Comune di Milano spiega che da parte di tutti gli interlocutori ci sono stati apprezzamento e soddisfazioni. Non tutti i temi sono però stati tolti dal tavolo. Manca per esempio il parere dell'Agenzia delle Entrate, che deve dire quanto costerà al club acquistare dal Comune di San Siro la zona circostante. E poi c'è un interrogativo politico. Reggerà questo progetto alle proteste che riprenderanno vigore dal momento, eccolo qua, dal momento che San Siro sarà quasi interamente smantellato? Ecco perché il piano San Donato viene tenuto in vita. È stato un incontro molto positivo, dice Scaroni, ma quali saranno i tempi? L'ok a questa soluzione, se arriverà davvero, sarà non prima della primavera del 2025. Servirà un anno per la progettazione di dettaglio. Il nuovo stadio, se tutto andasse bene, potrebbe essere completato nel 2029-2030. È tutto per la rassegna stampa La Palla di Pelle e appuntamento ancora oggi pomeriggio. Si parlerà ovviamente del caso Leao. Un saluto.